ETG più Sindaco, ben ritrovati. L'appuntamento settimanale con il primo cittadino di Como, Alessandro Rapinese. Buonasera. 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 Allora, come sempre, lo spazio è per i telespettatori che vogliono interagire in diretta con il Sindaco. 031 3300 655 335 70 8439 per i messaggi WhatsApp. Allora, vi chiedo, come sempre, domande il più possibile brevi per lasciare spazio al maggior numero di persone possibili. Chiedo solo un secondo a chi è in linea. È stata la settimana dell'acquisto del Politeama, è sicuramente un risultato importante, vale la pena spendere una parola. Beh, decisamente sì, è stato un acquisto importante per la città, lo inseguivamo da oltre 20 anni, voi avete documentato gli svariati tentativi che si sono succeduti negli anni, noi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a casa, adesso abbiamo fissato il rogito con il liquidatore al 17 di febbraio alle ore 10, dopodiché avvieremo l'iter per la progettazione, il rifacimento del tetto, nel frattempo cercheremo di portare dei fondi pubblici affinché sia lo Stato a pagare la ristrutturazione, come ha fatto per centinaia di altri immobili a Valenza tutelati. Di conseguenza penso che sia stato un colpo perfetto. Ricordo che siamo al governo solo da 4 mesi, cioè giusto il tempo di finanziarlo, prenotare l'asta e portarlo a casa. Insomma, un primo passo, ma sicuramente significativo. Lei pensi a quante volte questo passo è stato tentato negli anni? È da 18 anni che il comune cerca di comprarlo, di liberarlo dai privati e far sì che possa essere un bene finanziato con finanza pubblica, anche perché i soldi che serviranno sono tantissimi e di certo non ce li può mettere tutto il comune. E seguiremo naturalmente l'evolversi della vicenda. Subito la parola al primo telespettatore di questa sera. È in diretta, buonasera. Pronto? Prego. Pronto? Sì, è in diretta, prego. Sento, vorrei parlare un momento con il signor Sindaco. Lo sta già facendo. La sento. Buonasera, signor Sindaco. Sono ancora con la signora di Albate, di via Fabio Filzi. Sì. Lei mi ha già ricevuto 2 volte, però al 4 di novembre l'ultima volta. Sono qui ancora a sentire se succede qualcosa o meno con questa pianta. Mi fa paura, le dico la verità. E non so se riuscite a fare qualcosa, perché l'assessore Lombardi assolutamente mi ha detto che non si poteva fare niente. Sono venuto da lei, ma non vedo niente. Ma signora, perché cos'era? Mi scusi, perché vedo qualche centinaio noi, di... Ecco, ha paura perché? Qual è la questione? Via Filzi, la questione è che c'è via Quanera? La strada in via Fabio Filzi al 2, al Bate, c'è una pianta pericolante, non l'ho detto io. L'hanno detto quelli che sono venuti a pulire i segnali stradali. Lei è già 2 volte che il signor Sindaco gentilmente mi ha ricevuto. Guardi, è passato un mese, adesso non vedo niente, adesso proviamo a ricordarglielo. Grazie, la ringrazio. Grazie, la ringrazio. Grazie. Allora, io ho un problema, nel senso che se sapessi tagliare le siepi e le piante lo farei veramente in prima persona. Il grosso problema che abbiamo è che abbiamo una sola società che se ne occupa per il tramite di un global al quale è stato segnalato. Il problema è che la vegetazione che copre i cartelli nella città è grande, grande. Questa azienda ha preso servizio da poco e sta pian piano adempiendo. Mi spiace, a questo punto sicuramente l'assessore Lombardi ci sta sentendo e sicuramente lo ripeteremo, però non sarà con una telefonata qui all'Espansione TV dove viene cambiato l'ordine e le priorità, nel senso che loro hanno il loro giro da fare e lo faranno. Mi spiace, la città è grande, provvederemo, insomma. Comunque sia, devo dire, per spezzare una lancia in favore dell'azienda che ha vinto l'appalto, sono pienamente soddisfatto dell'operato. Ora, che non siano ancora arrivati in via Filzi all'angolo con la via Acquanera, so bene dove si trova, mi spiace, capisco che sia pericoloso e ahimè, lo registriamo. Se potessi farlo io, verrei io, insomma. Sindaco, venerdì scorso in diretta ha annunciato che sarebbero partiti i lavori in Viale Innocenzo e in via Barelli per regolamentare i posteggi. Esatto. Ma non è ancora iniziato. Allora, io ho avuto più interlocuzioni questa settimana con il nostro ingegnere dirigente Di Bartolo, che stava seguendo sta seguendo l'opera. Sono stato avvisato che avrebbero ritardato perché ci sono state delle difficoltà che capitano, ahimè, e a me spiace moltissimo. Dovrebbero, la nuova riprogrammazione è a lunedì prossimo. Io stesso, devo dire, ho sollecitato più volte.
ahimè, è tutta una questione di appalti e di conferimento di incarichi. Noi abbiamo tutto pronto, noi, come politica noi abbiamo finanziato, abbiamo dato l'ordine, il dirigente è pronto, l'accordo con l'impresa c'è, l'impresa ha dovuto ritardare di una settimana. Quello che mi è stato detto, e che mi auguro non ricapiti, è che lunedì partono i lavori esattamente come sarebbero dovuti partire lunedì scorso. Allora noi ce lo risegniamo e lunedì andremo sì, nuovamente ecco, a verificare. Ahimè, capita a tutti, capita all'idraulico che viene a casa nostra, marci il rubinetto di avere un imprevisto, a maggior ragione, comunque sia, l'appalto è stato dato, l'accordo con l'impresa c'è, in verità parlavano di un ritardo ancora più lungo, gli uffici hanno cercato di mediare e questo lunedì dovrebbe essere la data buona. Abbiamo un'altra persona in linea, buonasera. Mi piace molto, però stanno studiando comunque l'ordinanza sui pullman di anticiparla, insomma, perché poi il passaggio sarà immediatamente Piazza Roma e i pullman andranno là. E allora, è caduta la linea, intanto quando interverrete in via Torno? Sono anni che è così, piena di buche, macchine ovunque, fino alla galleria di Blevio, erbacce, piante pericolose, strada abbandonata, fa sempre parte di Como. Sì, come fa parte la via Filzi, e devo dire che ad esempio c'è la passeggiata dell'amore che è via Torno, è a ridosso di via Torno, che è stata brillantemente portata a termine e recuperata. Non si può fare tutto insieme, cioè, a me piacerebbe tantissimo. La cosa che posso dire a chi mi ascolta da casa è che ogni giorno cerco di risolvere qualcosa, e mentre i primi giorni andavo a dormire e facevo fatica perché dico c'è questo da fare, una volta che ho fatto le mie belle 10, almeno 10 ore di lavoro, ho cercato di portare avanti dei piccoli tassellini. Ripeto, di più non posso fare, però se parliamo di via Torno, lì c'è stato questo. Per quanto riguarda la via Torno, buche, ad esempio, siamo riusciti questa settimana in giunta, come dicevo, su Sant'Agostino, anche lì per quanto riguarda i miei piani siamo in ritardo di qualche giorno, però abbiamo aggiunto anche un'altra piccola parte di strada che riasfalteremo a breve, l'abbiamo finanziata. Purtroppo tra la pianificazione, tra la burocrazia che è sacrosanta e serve, è utile affinché le amministrazioni pubbliche non facciano disastri, non è tutto istantaneo, oltre alla copertura economica, perché viaggiamo con un bilancio che non è esattamente il nostro. Mi auguro che a partire dal prossimo aprile, nel senso quando ricominceranno le asfaltature, non ci saranno più questi aspetti, lo capisco. Sarebbe qualcosa di strano se oggi, immaginate il ragionamento per assurdo, oggi la città è perfetta, non è credibile, nel senso sappiamo tutti in che condizioni è Como. So che le aspettative sono alte, per quanto mi riguarda mi sto impegnando al massimo. Abbiamo un'altra persona in linea, pronto? Buonasera. È caduta la linea, scusate per l'attesa, ma... Che poi la coda via Torno, se ci pensiamo bene, è proprio un problema importante e di difficile soluzione. Io so che, ad esempio, per quanto riguarda i pullman a Sant'Agostino, abbiamo discusso con ASF perché a noi lì non vanno bene, stiamo valutando altre soluzioni in funzione di tutti quelli che sono gli accordi già firmati e siglati. Insomma, il tema è complesso. Ogni piccolo passettino che ogni giorno facciamo è nella direzione giusta, però ci sono anche... Pronto, buonasera. Credo almeno. È in diretta, prego. Buonasera, volevo intervenire per parlare con Arpinese. Prego, il sindaco la sente. Pronto, mi sente? Sì, la sento. Buonasera, sindaco. Io sono un imprenditore, ho edificato in Parco Negretti. Ci siamo trasferiti da un anno. Ho provato a cercare di contattarla. Non ho capito sul Parco Negretti cosa ha detto. Abita vicino al Parco Negretti? No. No, ho costruito, edificato la mia azienda. Noi siamo un'azienda che siamo trasferiti sul comune di Como. Eravamo già sul comune di Como. Abbiamo ristrutturato, battuto un capannone e costruito in Parco Negretti. Sì. Siamo stati il primo lotto, il secondo faremo il trasloco fra una settimana circa. E abbiamo grossi problemi per la vicinanza intanto di piante che diciamo soccombono sull'immobile. Abbiamo scritto più volte. E soprattutto so che c'era un progetto di ristrutturazione proprio del parcheggio davanti, quindi dell'area. Allora, noi abbiamo fatto del nostro meglio perché abbiamo riqualificato la zona e la invito a vedere esattamente anche la bellezza di quanto abbiamo fatto. Vorremmo un vostro contributo, nel senso che avremo anche diciamo, la necessità di sistemare il parcheggio, controllare esattamente quindi la posizione di questi alberi che sono a meno di 3 metri dal nostro confine. E quindi vorrevo assolutamente, visto che lei nella sua campagna elettorale diceva che voleva far sì che ognuno potesse vivere al meglio la nostra città di Como, ecco, noi da imprenditore abbiamo fatto il nostro meglio anche riqualificando una zona che non era esattamente uno spettacolo. Quindi chiedo il suo intervento e il suo contributo. È chiaro, grazie mille. Grazie, prego, sindaco.
Allora, bene, volentieri, nel senso quello che possiamo fare lo facciamo. A pochi metri da lì abbiamo appena rifatto 2500 metri quadri di parcheggio. L'FNM, Camerlata, le Ferrovie Nord erano un disastro. Anche lì abbiamo stanziato i denari, l'abbiamo fatto. Insomma, si cerca di fare tutto. Tutto è impossibile. Su Negretti stiamo lavorando parecchio. Ad esempio abbiamo già pronto il progettino per portare il calestenis e rendere il parco un po' più godibile dai residenti. Ora vediamo qual è il progetto e quali possono essere i costi. Però, ripeto, un passo alla volta, tutti i giorni qualcosa, ma a pochi metri di distanza da lì abbiamo rifatto a nuovo qualche cosa che non veniva rifatto da 40 anni, che era il parcheggio. Quindi mi scuso se non abbiamo ancora rifatto quello. Francamente non so in che termini di priorità e che priorità verrà data, perché comunque sia non si può fare tutto in un colpo solo. Invito il signore ad invitarmi, passerò a trovarlo, e grazie per aver investito in Como e di aver riqualificato una parte della città. Ottimo, benvenga, e mi auguro che, essendo un'attività commerciale, possa avere il massimo beneficio. Però insomma, anche in quella zona non mi sento in colpa per il momento, insomma. Pronto, buonasera, è in diretta, prego. Signor sindaco? Sì, la sente. Pronto? Prego, faccia la domanda. Signor sindaco, buonasera, mi chiamo Purpura, abito in via Carloni. Devo segnalare purtroppo che, nonostante i numerosi interventi all'asfalto, ci sono sempre buche, cioè la strada praticamente è un disastro. Grazie, chiaro, grazie mille, rapido e conciso, chiarissimo. Anche qua, guardi, adesso quello che mi piacerebbe fare, affinché si capisca l'intenzione dell'amministrazione, una volta stabilito il budget a partire dall'aprile dell'anno prossimo, pubblicare sul sito internet il giro dell'asfaltatura che intendiamo fare, anche perché ahimè ci sono dei rattoppi in urgenza ed emergenza e altre che sono delle riqualificazioni pianificate. Penso che questo possa aiutare alla comprensione, alle tempistiche e alle rotazioni. Poi, per quanto riguarda le buche, devo dire che siamo abbastanza tempestivi, anzi mi sento di dire tempestivi a fronte di segnalazioni in quello che è l'intervento. Ricordo che è iniziata adesso la fase di test di quello che noi definiamo al nostro interno Super URP, che è quel software al quale fare le segnalazioni. Saranno dei test molto lunghi, ci vorranno almeno 3-4 mesi, però poi, proprio digitalizzando tutte queste segnalazioni, che non possono essere esaustive, espansione TV piuttosto che gli uffici, ma saranno in un unico raccolte. Sistema, saranno raccolte e censite, ma soprattutto quello che serve al cittadino è capire che c'è una pianificazione e che si sta pensando, o quantomeno rendersi conto di quella che è la pianificazione. Oggi questa cosa è sempre mancata, nel senso che non si è mai data puntuale comunicazione del piano, almeno, esatto, che... e poi pensa che e allo stesso modo, se un altro aspetto molto importante è anche quello che sono le opere pubbliche. Questo non perché miracolosamente in 2 minuti si sistemi tutto, ma perché quantomeno si capisca cosa sta facendo la pubblica amministrazione, che non è lì a girarsi i pollici, si capisce quanto è grande la città, si capisce quanto è il budget investito e si capisce che purtroppo, a fronte di una data quantità di denaro da investire e una quantità di problemi, sono state scelte le priorità. E poi magari la cosa bella, ed è per questo che ci siamo lasciati nel software una sorta di sondaggio al mese, eccetera eccetera, magari che siano gli stessi cittadini a indicare quelle che possono essere le priorità, perché è evidente che lo scopo sia accontentare tutti, però la domanda che bisogna farsi è: bisogna prevalentemente asfaltare dove c'è una maggior quantità di persone che possono farsi male, oppure dove c'è una minore quantità, oppure dove può essere d'impatto più per il turismo? Perché poi, a parità di denaro, purtroppo uno deve scegliere. Certo. E anche in funzione dei risarcimenti che l'amministrazione deve dare, ci sono delle scelte che ci vengono consigliate. Insomma. Poi devo fare una domanda sulla Comunuoto. Pronto, buonasera. Buonasera signorina, vorrei parlare con Alessandro. La sente? Mi senti? Alessandro, sono qua sogno, Amedeo, delle case popolari del porca comune. Miseria, Amedeo. Via Turati. Ma, come? Via Turati. Via Turati. Non è che intendi a fare qualche cosa? Perché la gente è incazzatissima qua. Vuole far venire qui il gabimbo. Alza un po' il volume. Abbiamo i cancelli che non funzionano, le luci in cortile che non vanno, le piante da tagliare che sono 2 o 3 pericolosissime. È chiaro.
Milano, Case Popolari di Via Turati. Lasciamo la parola al sindaco, grazie, grazie per la chiamata. Allora, devo dire che con Amedeo ci sentiamo qui sulle case popolari. Quello che ho chiesto al mio dirigente, che stiamo sulle case di edilizia residenziale pubblica, il problema vero è che la ragione per la quale si trovano in queste condizioni oggi è proprio la gestione da parte del comune che, ahimè, è stata deficitaria in termini di personale dedicato. E sono state più di una le riunioni, e penso che nel giro di un paio di mesi passeremo in giunta con quella che può essere una rivoluzione nella gestione. Nel senso che noi per legge dobbiamo reinvestire quelli che sono i denari delle locazioni, e di conseguenza più o meno questa cifra supera abbondantemente il milione di euro. E ci sono proprio delle difficoltà anche nella gestione dei conduttori. Per esempio, l'anno prossimo arriverà una normativa che ci obbliga ad un censimento, che le due persone che oggi seguono l'edilizia residenziale pubblica, che hanno seguito in questi anni l'edilizia residenziale pubblica, di certo non possono essere in grado di fare. Contiamo molto di arrivare a un diverso modello di gestione entro il 2023. E anche qui non sono cose veloci, perché è in atto un censimento. Devo dire che, grazie a Dio, lunedì prossimo ci sarà un test del software che abbiamo seguito, di cui l'amministrazione si è dotata, che finalmente farà un censimento di tutte le 890 abitazioni che abbiamo, anche perché, ad esempio, in queste ore abbiamo fatto tutto quello che era possibile per sanare quelle che erano alcune problematiche. Abbiamo speso centinaia di migliaia di euro solo per rifare gli impianti delle parti comuni dei condomini e i citofoni, centinaia di migliaia di euro in vari palazzi. Quindi, per dare un'idea, quando il signore che ci ha chiamato potrà sperare di vedere gli interventi? No, il problema vero è che, purtroppo, come Amedeo, che conosco bene, di cui ho il cellulare, sul mio cellulare, ci sono almeno ci sono altre centinaia di persone in queste condizioni, perché è una situazione che si è accumulata in decenni di sciatteria. Devo dire che, se riusciamo, innanzitutto il primo passo, ma mi sembra abbastanza elementare, noi non abbiamo ancora, lo dico dalla campagna elettorale, lo sto dicendo da quando sono insediato, sono 4 mesi, i tempi della pubblica amministrazione sono lunghi ma non lunghissimi, perché mi auguro che, superata questa fase di test, settimana prossima si possa iniziare a popolare il software di tutte le informazioni che servono, anche perché io voglio che i denari che ho stanziato in giunta mercoledì scorso vengano inseriti nel casellario del software per ogni singolo immobile, affinché si sappia per ogni singolo immobile quanti euro stiamo andando ad investire, perché così almeno si vede qual è il livello di manutenzione, i cittadini possono sapere quanto speso condominio per condominio, poi vedere. Noi, ad esempio, non abbiamo un automatismo nel rinnovo dei contratti, non abbiamo un sistema di gestione puntuale mensile di quelli che sono i canoni. Ci accorgiamo con 6 mesi, anni di ritardo sulla situazione dei versamenti. Quindi devo dire che, ahimè, la situazione che ho trovato, ma non perché adesso sono il sindaco, voglio dare la colpa a quello di prima, però cosa ha fatto Rapinese per dare una risposta concreta? Si è reso conto dei problemi di Amedeo, cosa ha fatto? Ha messo all'interno della rete aziendale del comune di Como un software che adesso, tra l'ufficio, tra il CED e l'ufficio patrimonio, finalmente siamo giunti a una sintesi. Poi è partita la fase di test, abbiamo stanziato 60.000 euro in 3 anni per il ripopolamento del software, si dice, quando vai a inserire tutti i dati, le schede catastali, quelle che sono le certificazioni. Da lì in poi si può iniziare a ragionare e pianificare, anche perché, dovendo variare il modello di gestione, chi deve gestire questi immobili, dovendo variare, se arriveremo al termine del processo, chi lo deve gestire vuole una mappatura precisa che ad oggi non c'è. È chiarissimo. Quindi, sindaco, mi spiace non dare risposte puntuali, ad esempio, poi ci sono alcuni aspetti dove alcune competenze sono dell'ente, altre competenze sono del conduttore, eccetera eccetera. È però molto chiaro, sindaco. I regolamenti comunque in Via Turati sono fissi sulla scala. Perfetto. Cambio argomento perché il tempo corre. Come possiamo aiutare quei poveri ragazzi che nuotano al freddo in Como Nuoto? Ahimè, dandogli ad esempio la piscina di Mugiò, e questa potrebbe essere la risposta. Noi abbiamo recentemente stanziato oltre 200.000 euro per il plesso sportivo di Viale Geno, che si aggiunge al denaro stanziato dalla Regione Lombardia e fa una quantità di denaro importante per rinnovare quello che è quel plesso sportivo. Alla prima possibilità vediamo di fare altrettanto con i lavori che vanno fatti in Sinigaglia. Io sono in attesa di poter portare in giunta quello che è il piano sulla piscina di Mugiò.
Il settore opere pubbliche in questo momento è in totale affanno per il PNRR e le norme antincendio che stiamo seguendo. Mi aspetto una risposta, mi rendo conto di aver messo gli uffici sotto uno stress pazzesco, perché appunto stiamo lavorando e stiamo, non so come dire, siamo una pompa d'acqua, stiamo spingendo tantissimo per quella che è la componente politica e probabilmente stiamo dando troppo lavoro agli uffici. Non sto dicendo che gli uffici lavorino poco, anzi, però devo dire che per tutte quelle che sono le competenze della politica, come ad esempio l'aspetto politico della piscina di Mugiò, io ho finito, nel senso quindi che stiamo aspettando la relazione tecnica. Stiamo aspettando la relazione tecnica, di cui una parte c'è già. Io non vedo l'ora che il settore opere pubbliche mi dia il documento da portare in giunta per adempiere a quelli che sono i miei desiderata. Ma dovete sapere che l'ufficio opere pubbliche oggi si trova in capo 88 milioni di opere, di cui alcune hanno delle scadenze terribili, che sono quelle finanziate con denaro pubblico, tipo quelle del PNRR, e tutte quelle per cui abbiamo ricevuto sovvenzioni anche da altri enti pubblici. Di conseguenza io francamente quando passo di lì, e invito tutti a passare dal primo piano del Palazzo Nuovo di Palazzo Cernezzi, respirerete un'aria elettrica, perché stanno tutti correndo, chi per l'antincendio, ad esempio per la via Cuzzi adesso siamo alla fase, e questa è una notizia che sicuramente fa piacere agli oltre 200 atleti della Lebbio, sulla via Cuzzi stiamo arrivando alla fase di progetto esecutivo, che è quello che ci consentirà di dare l'appalto e fare le opere, sulla via Giulini mancava solo una planimetria rispetto a tutti i documenti che servivano per una palestra che ha da decenni problemi di antincendio, e ripeto, sono passati solo 4 mesi, abbiamo mandato il progetto preliminare, i Vigili del Fuoco ci hanno risposto in settimana, in tempo zero, hanno chiesto integrazioni, 12 integrazioni, gliene abbiamo date 11, ne mancava una, a ieri mancava solo la planimetria di tutto il palazzo della via Giulini, cosa che oggi non ho verificato perché non ho avuto tempo se le opere pubbliche l'hanno mandata, ma credo di sì. Una volta che avremo mandato il dodicesimo documento, che è la planimetria generale del palazzo, i Vigili del Fuoco ci ritorneranno l'assenso, daremo l'appalto per il progetto esecutivo e mi auguro, via Giulini dovrebbe essere un appalto un po' un filo più complicato di quello di via Cuzzi. Mi auguro a breve di dare due palestre. Sto seguendo dal punto di vista proprio anche dei lavori degli uffici, ma ogni singolo problema va seguito. Noi lo stiamo seguendo, io personalmente lo sto seguendo. E sulla piscina non diamo termine, però. Sulla piscina francamente quello che posso dire per certo è che la soluzione che abbiamo individuato a fronte della relazione è sensibilmente più breve, sensibilmente più economica. Ora però, esattamente come alla signora di via Filzi con l'acqua nera e l'altra signora di via Torno che ha le non buche, possiamo dare un'indicazione precisa. Io davvero le buche non le so sistemare, le piante non le so sistemare, posso dire che come sindaco sono super presente, chi dovesse avere delle necessità di verifica del fatto che il sindaco è super presente lo chiede agli stessi dipendenti comunali che mi vedono lì prima che loro arrivino e dopo e quando vanno via mi salutano. Per quanto riguarda la piscina di Mugiò, devo dire che è dal primo giorno che spingo come un matto, perché è evidente, ci ricordiamo tutti i primi sopralluoghi, la scoperta del taglio delle cose, eccetera, eccetera. Io sono pronto, appena mi arriva la relazione vado in giunta, la strada individuata penso che sia quella giusta, più di così non posso fare, nel senso, e devo dire che per quanto riguarda le Rane Rosa e i ragazzi della pallanuoto provo un'infinita pena, non fosse che sono contestualmente anche l'assessore allo sport, c'è una serie di sfortune pazzesche per la Comunuoto, pazzesche. Voglio dire, in Comunuoto, lo ripeto, in giunta è passato qualcosa vicino al 500.000, quindi anche lì non mi sento in colpa, eccetera. È una sfortuna pazzesca perché la piscina nella quale erano andati in emergenza, in attesa che riaprisse Mugiò, ha chiuso pure lei. Certo. È il trionfo della sfortuna. Comunque li vediamo che si allenano ancora al freddo, stoici davvero. Abbiamo una persona in linea, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Volevo parlare invece del problema della serra di Mugnano, che sono 30 anni che parliamo di avere personale e anche ingrandimenti, perché non siamo in regola, perché ogni volta ormai sono... facciamo tutti, sono un ragazzo che lavoro lì alla serra di Mugnano ormai da 30 anni, sono anziano, ho 45 anni e non c'è nulla che funziona, nel senso che prima eravamo 27 persone, adesso siamo
in 5 persone, una sola persona che può seguirci. Ci siamo uniti al socio Lario per poter lavorare, però non ci sono soldi, nel senso non ci pagano, noi possiamo stare lì quelle 2 ore gratuitamente, così ci sono ragazzi che finiscono la scuola e poi vengono a fare quella. È chiaro. La ringrazio, mi scusi, ma lasciamo rispondere il sindaco, grazie. Allora, anche qua, una delle prime persone che, se vuole intervenire, ascoltiamo, è stato proprio l'amministratore di Socio Lario, via Ferrabosco, che abbiamo incontrato appena arrivati. C'è stato un sopralluogo, lo stiamo verificando, anche perché in via Ferrabosco, dove è la sede Socio Lario, c'è una parte che non è utilizzata e che è riscaldata, di conseguenza è anche un aspetto ambientale, e siamo in giro a chiudere i rubinetti, le termovalvole, per far sì che... Socio Lario, so bene che con le serre di Mognano hanno questa collaborazione. Il problema delle serre di Mognano è che è anche un progetto sociale importantissimo per quanto riguarda la città. E cosa posso fare? Nel senso che, per quanto mi riguarda, ad esempio con Socio Lario stiamo valutando quello che può essere un possibile ampliamento per accogliere una maggior quantità di disabili e andare incontro a quel fabbisogno enorme, enorme che abbiamo. Sarebbe bellissimo poter intervenire subito sulle serre di Mognano, per esempio. Tenete presente che uno dei problemi, non l'ho ancora messo nelle priorità, uno dei problemi che ho è, mi vengono in mente le serre di Villa Olmo, con un finanziamento PNRR da 9 milioni, sui quali vivo sulle uova quotidianamente, per non perderlo, e devo dire, e quindi... Spieghiamo bene al signore che quel compendio immobiliare insiste sul medesimo ufficio opere pubbliche, che dovrebbe allo stesso tempo dare la risposta all'utente che abbiamo dato prima, che deve dare la risposta sulla piscina, che deve dare la risposta e che ha in mano in questo momento il padiglione ex grossisti, che ha in mano i 5 milioni dei musei, che ha in mano... Cioè, la situazione in questo momento, se la cittadinanza non l'ha capita, è disperata per gli uffici, nel senso che si è trovata una classe dirigente politica assolutamente determinata, presente e sul pezzo, che ha preso i bilanci, ha messo a spesa e a chiusura tutte le opere che c'erano, perché con enorme umiltà siamo andati a finanziare quello che c'era da concludere. In questo momento è la fase di stress del Comune di Como che io penso non abbia mai avuto da 50 anni a questa parte. Tenete anche presente, giusto per capire la situazione, che il Comune di Como, a prescindere dall'Andrescino o Rapinese, nel mese di maggio del 2022 approva il bilancio preventivo 2022, nel dicembre 2022 approva il bilancio preventivo 2023. Questo significa che abbiamo posto in un periodo di tempo di 6 mesi l'amministrazione. Sindaco, ci restano pochissimi minuti, faccio fare un altro telespettatore, prego, magari, e una domanda ancora sugli impianti sportivi. No, questo però l'aveva fatto una domanda precisa, delle serre. Stiamo cercando già di aiutare Socio Lario, mi auguro che questa cosa a cascata possa aiutare. Sindaco, da anni si parla del cambio del manto erboso del Gigi Meroni ad Albate, ma ancora ma non è stato parliamo? Fatto. Ma avete di cosa parliamo? Intenzione ma di cambiarlo? Non voglio oppure... più sentire parlare di Albate. Cioè, Albate è diventato un principato. Nel senso, adesso a breve gli albatesi sappiano che il Meroni diventerà un qualche cosa che sembrerà San Siro. Io ho visto il progetto e francamente sono in imbarazzo. Quindi per, si cambierà per San il manto Siro. Erboso, no, direi che non parliamo solo del manto erboso, stiamo parlando di spogliatoi, stiamo parlando di un progetto che cuba quasi 4 milioni di euro. E sempre ad Albate questa settimana sono passati 5 milioni per 2000 metri quadri. Tempistica di asilo. Del Gigi Meroni? Come? Tempistica del Gigi Meroni? La tempistica deve essere entro il giugno 2024. Di conseguenza adesso poi ci saranno le opere, noi andiamo in giunta, perché poi sono i due lotti. Adesso io in questo momento ho in mente quattro impianti sportivi. Noi abbiamo, ecco, l'unica cosa è che sulla base di tutta la spesa che era stata prevista c'era anche il comparto ristorazione. Cioè il Gigi Meroni veramente sarà qualche cosa dove la gente andrà in gita tipo al Bernabeu. Nel senso, quindi prendo, gli albatesi adesso non possono perché lamentarsi. Perché ce ne sono solo 2 minuti, buonasera. Prego, in diretta. Pronto? Sì, è in diretta, prego. Pronto? Faccia la domanda perché siamo in chiusura, prego. La sentiamo? Mi sente? Sì, faccia la domanda che siamo in chiusura. Volevo sapere anche lì, siccome che i porti di Como. I porti? Di Como. I porti.
Non me ne parli, va. I porti di Como. Sta ascoltando il televisore, non riusciamo a capirci. Porti di Como, siamo in chiusura, c'è qualcosa da dire sui porti di Como? No, per cortesia, non voglio parlare, non voglio di certo parlare di Sant'Agostino. Un intervento dove è una roba che mi fa venire l'ulcera solo se ci penso. Un intervento dove non si devono spendere denari, ma solo programmarlo periodicamente, è la manutenzione della via che dalla rotonda all'inceneritore sale verso Casnate. Ci contiamo. Glielo ripeto, e poi no, sindaco. Ho capito bene, la rotonda San Martino, via Briantea. No, bisogna spendere soldi anche lì, nel senso che bisogna spendere soldi. Le leggo l'ultima. San Martino, via Briantea. Da San Martino, via Briantea, qualche mese fa è stato sistemato il marciapiedi. Peccato che 3 metri più avanti ci sono buchi. Ci voleva la laurea per capire di chiudere anche quelli. Direi di no, ma a questo punto, guardi, quello che serve veramente è anche per attivare un processo di responsabilizzazione e di comprensione. È proprio fondamentale quello che avevo in mente. Quello che sarà stanziato in termini di piano asfalti, ed è una cosa che non posso fare prima del prossimo aprile 2023, mi piacerebbe mettere sul sito internet quella il che è la pianificazione, capire quanti soldi in verità vengono spesi in manutenzioni e far capire che però la città è grande e che si sta facendo qualcosa. Dopodiché, per tutte queste tipologie di segnalazioni, sarà interessante quando sarà attivo Super URP, perché una volta entrate nel sistema anche attraverso il sito internet si potranno anche verificare la quantità di segnalazioni e tutto ciò a cui si è dato seguito. Devo dire che però anche lì ritorno sul tema: una cosa sono le urgenze immediate, tipo le buche che possono cagionare danni, tipo altre queste, esatto, anche perché poi risparmiamo soldi se le ripariamo, perché se qualcuno ci fida ci c'è dentro, sono dovete soldi risarcire. Che andiamo, esatto. Purtroppo il tempo è terminato, ma il sindaco torna in diretta venerdì prossimo, quindi grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Rapinese e buona grazie serata. Grazie a voi, e mi spiace non risolvere tutti i problemi, davvero. Ci riproviamo ancora venerdì prossimo, buona serata. No, non penso di averne risolti molti da qui a settimana prossima. Buona serata.